4 come lì, 4 sberle rifilate all'Andria, 4 come la posizione in classifica dei gialloverdi. Nel recupero della 14ª giornata di andata, il Real Marcianise fa un sol boccone dei pugliesi e conferma di essere quasi imbattibile al Progreditur. Dopo un primo tempo di studio, ma sostanzialmente dominato, i casertani in appena 17 minuti hanno archiviato la pratica andriese. L'11 di De Lisanti è apparso svogliato, incapace di reagire dopo l'1-0 e sicuramente limitato tecnicamente. Insomma, il Marcianise ringrazia e guarda avanti con serenità. Giacomo Marro dà fiducia a Tedesco e D'Ambrosio, con Nigro che torna titolare, mentre panchina per Galizia, Dell'Avventura e Vanacore. Al 16° è proprio Tedesco che riceve da Innocenti, posizione centrale ma tiro debole e facile parata del portiere. L'unica insidia è bianco-blu è questo tiro cross di Catania, deviato in corner da Fumagalli. Nella ripresa è subito manco Sciò. L'esterno dopo 60 secondi prova la conclusione dopo uno slalom, Romano si salva, così come all'ottavo, quando è provvidenziale a chiudere sul bomber napoletano. Un minuto e il Real in vantaggio, Nigro scodella al centro, irrompe Tedesco che sigla il suo primo gol stagionale. Andria colpita e affondata al minuto 17 da Innocenti che sale in cielo e fredda il povero Romano. L'attaccante prova a replicare tre giri di lancette più tardi ma alza troppo la mira. Il Tris è comunque in arrivo e lo firma manco, approfittando di un regalo di Catalucci. Prende la mira e infila la palla nell'angolino. Faieta prova a rendere meno amaro il pomeriggio, ma Fumagalli è attento. Alla goleada non poteva mancare il capitano, che ringrazia il neoentrato Ciano per l'assist e di testa fa centro. Domenica arriva il Cassino, brutto cliente, ma questo Marcianise può fare ancora molta strada.